puntata da In Cucina e noi siamo prontissimi. Io però adesso mi devo reidratare e ringrazio Dio naturalmente di avere qua il mio sistema Bevoacqua, che anche voi potete avere a casa, in ufficio, in azienda. L'unico sistema, non vi portano questo a casa, state tranquilli, a casa è piccolino, non si vede nemmeno dentro il rubinetto, ma potete avere per tutti i componenti della famiglia da 0 a 100 anni un'acqua purissima, microfiltrata, che di fatto nella sua fruizione elimina la plastica. Perché? Perché non servono le bottiglie in plastica qui, no, bastano i bicchieri, le vostre bottiglie, insomma un modo per aiutare l'ambiente e per aiutare la vostra salute. E allora? Beviamo e In Cucina presentiamo loro direttamente dal quel paradisiaco posto di Villa e Baronci Spa e Resort, Giulia De Dominicis e buonasera. Giuseppe Imparato. Buonasera a tutti. Abbiamo la cucina non completa, ma quasi. Ci manca un pezzo importante. Lo vogliamo salutare, salutatelo questo pezzo importante. Ciao Filippo, ti salutiamo. Eccoci. Saluta anche la signora Graziella. Ma, Grace. Sì. Sì, è meravigliosa. Allora, oggi torta di grano saraceno e mirtilli neri, quindi siamo sul estremamente salutare. Estremamente, visto che te dici che faccio mangiare troppo, oggi si fa una cosa leggerina e salutare. Come bene, detto allora, prima andremo a fare una torta di grano saraceno che ha la particolarità di non avere né glutine e né lattosio. Ecco, quindi è un po' adatta a tutti, oltre che essere leggera e salutare. Sì. Molto bene. Allora, cerchiamo subito di descrivere la lista degli ingredienti, perché so che oggi ci sarà una mente e un corpo, cioè sì, la parte esecutrice che sarà Giulia e invece la parte esplicativa e quindi teorica che sarà il nostro Giuseppe Imparato. Allora, se volete anche voi da casa divertirvi a rifare la medesima ricetta che qui oggi presentiamo, non avete che da segnarvi la lista degli ingredienti. Grazie regia, io chiacchiero e poi me la mandate via, avete ragione. 160 grammi di mandorle pelate, 160 grammi di olio di semi, 140 grammi di zucchero, 10 grammi di lievito per dolci, un cucchiaino di bicarbonato, una buccia di limone più poco succo, e poi ci spiegherai che cosa vuol dire, 4 uova, 160 grammi di farina grano saraceno, 125 grammi di mirtilli neri e 150 grammi di confettura biologica di mirtillo. Sì. Allora, da che cosa si principia, direbbero i nonni? Allora, la prima cosa che andiamo a fare è triturare le mandorle pelate insieme allo zucchero. Un po' di zucchero, un po', una parte di una zucchero. Parte, sì. E dopodiché abbiamo tutti quindi gli ingredienti. Come prima il cosa, secco, mescoliamo. Mescoliamo il secco, tutto. Quindi farina di grano saraceno, mandorle tritate e zucchero. Ok, quindi si mescola tutto. Voi avete preso una specie di bowl, no? Quindi sì, prendiamo un piatto, una ciotola abbastanza capiente, mettiamo tutti gli ingredienti. E continuiamo con il secco, quindi mettiamo il lievito per dolci. E il lievito. Ok. E una piccola parte di bicarbonato. E ci va un pochino di succo di limone al momento, nel bicarbonato. Ah, proprio direttamente del bicarbonato, sì. Perché lì c'era scritto, se mi rimandate la lista degli ingredienti, me la rimanda la regia, lo rileggiamo, una buccia di limone più poco succo. Il poco succo era qua nel bicarbonato. Qua nel bicarbonato. Poi la buccia, quando ci serve? Buccia ce l'abbiamo qui, grattugiata. Sì, la metto anche dopo. Ora. Più tardi, ok, ho capito adesso. Così l'hanno capito magari anche a casa. Perciò il poco succo di limone a cui si faceva riferimento in realtà va direttamente nel bicarbonato. Sì. La buccia poi invece viene utilizzata invece successivamente. E si butta il bicarbonato col succo di limone dentro a tutto il secco e si mescola un po'. Okay. E questo si lascia da parte. Andiamo. E cominciamo a montare le chiare. Allora, le chiare come le montate? Con un mini pimer tranquillo che tutti insomma possono avere naturalmente Pullino, a casa. Sì, sì. Non ci serve grande attrezzatura. Grande cose, basta. Ecco, ti diceva Giuseppe che questa ricetta fa parte del vostro carnet di offerta della colazione. Sì, ecco, parliamo un attimo dell'offerta di Villa e Baronci per quanto riguarda le colazioni, che sono colazioni ricche, colazioni continentali,
ma anche internazionali, adatte un po' a tutte le esigenze. Sì, è molto internazionale, infatti il buffet è composto prevalentemente, vabbè, da una parte dolce che prevede quotidianamente 3-4 torte sempre diverse a girare. E poi frutta fresca, e di salato abbiamo delle focacce farcite piuttosto che salumi affettati, qualche quiche di verdura, quindi molto internazionale. E a parte abbiamo un angolo dedicato proprio appunto per chi ha particolari esigenze alimentari o intolleranze, quindi come l'altra volta avevamo fatto una torta per diabetici, ora andiamo a fare qualcosa sia privo di glutine che di lattosio. Quindi perfetto per chi è intollerante al glutine e per chi ovviamente è intollerante al lattosio. E l'importante è che noi su buffet variamo sempre in continuazione, cioè è difficile che un ospite che magari ci sta 2-3 giorni si ritrovi sempre le stesse cose, cerchiamo di cambiare quasi quotidianamente tutto, lasciando, vabbè, la frutta è quella, la crostata si lascia, magari si cambia il gusto della crostata, però ecco, le varianti che sono molte, sono veramente tante. Molto bene, allora Giulia, che cosa stai facendo te? Stai montando le uova? Sto montando sempre il chiaro, sì, okay. Deve montare bene. Quindi montatura è chiaramente a neve? Molto a neve, perché è quello che ci darà la morbidezza della torta insieme anche al bicarbonato, che ci serve sia per accelerare la lievitazione ma anche per renderla molto più morbida. Mentre lei finisce di montare naturalmente gli albumi, tu invece che cosa fai? Io intanto imburro perché è sbagliato. Ho oleato semplicemente lo stampo che andrò ad infarinare. Potete usare oliato, giusto? Sì, quindi ho utilizzato l'olio extravergine d'oliva. Sì, sì. Ecco, quindi un'alternativa ovviamente al grasso animale che si usa ovviamente quando si fanno i dolci, di solito il burro. Certo, vabbè, volendo puoi usare anche un burro di soia, certo, che è vegetale. Assolutamente. Ok. Questo da mettere il frigo. Voi? Montato a neve. Montatura eseguita alla perfezione. Brava Giulia. Molto ferma, yes. Poi si aggiunge lo zucchero al tuorlo e si monta anche questo. Benissimo. E si deve montare abbastanza anche questo. Deve diventare un po' deve schiarire. E che consistenza deve avere a questo punto? Che consistenza deve avere? Deve diventare chiaro, vedi è giallo, deve diventare, quando è montato, schiarisce, diventa più chiaro. Più chiaro è, praticamente giallo. Meglio sì, è. Più chiaro è, più è montato. Intanto invece cosa fa Giuseppe? Dopo aver oleato la nostra tortiera ci metto un po' di farina di grano saraceno e basta, così è pronto per metterci lì il composto della nostra tortina. Senti, quale altre torte fanno parte del carnet della salute? Cambiano di volta in volta o ci sono naturalmente dei must have, per dirla? Cambiano, no, più o meno sempre, anche perché noi siamo molto curiosi, andiamo a cercare sempre nuove ricette da proporre. Però la massima è fare sempre una torta a pasta dura, cioè tipo una frolla, che sia crostato a una ripiena piuttosto che una torta della nonna, e di avere sempre qualcosa a base di frutta e poi una variante particolare diversa che piace a noi, oltre a quello senza glutine. Ecco, per ora è montato, è diventato più chiaro e piano piano aggiungo l'olio a filo. Benissimo. Quindi l'aggiunta dell'olio viene fatta in maniera graduale? Sì, perché? Lo incorporiamo un po' alla volta, altrimenti si rischia di smontare le uova. Ah, ecco. Quindi mi raccomando, abbiate cura di incorporare l'olio un poco alla volta, perché altrimenti si potrebbe rovinare il tutto. Vai. Abbiamo utilizzato per questa ricetta il grano saraceno, che a differenza di quanto possa sembrare non è un cereale, è un simil cereale, un grano molto antico riscoperto in Italia, mi sa, all'inizio degli anni 60, era quasi dimenticato come grano.
E è ricco di fosforo, di proteine, e c'ha più potassio di tutti gli altri cereali. È veramente interessante. Con questo si fanno i famosi pizzoccheri della Valtellina. Ecco, il grano saraceno, tra l'altro, è un pochi anni, no, che se ne sente parlare, con un uso anche più quotidiano in Italia, da quando si è riscoperto tutti gli altri cereali oltre il grano duro. Certo, sì. E che comunque risultano essere, proprio le farine, essendo farine comunque di grani anche antichi, facilmente riconoscibili dal nostro organismo, e quindi sono più digeribili e hanno un apporto nutrizionale, come dicevate voi, veramente notevole, veramente importante, sì, anche di vitamina B, se non sbaglio. Sì, no? sì, parecchia vitamina B. Sì, negli ultimi anni si sono riscoperti tutti questi grani meno raffinati. Per fortuna, sì. È già schiarito, eh? Ora butto la buccia di limone. Ecco, vedete, la buccia di limone di cui parlavamo prima va messa adesso. Sono l'assistente. Io faccio l'assistente, ora. Nelle vesti di assistente. Non mi ha mai assistito così uno chef, Hai visto? Che cosa succede sotto poi? Sotto di me, capito? Sotto di me. Che pazzesca sta cosa. La pastry chef sei te, però, quindi io faccio l'assistente. Ah, e allora diciamola tutta, lei è la pastry chef. Certo, allora facciamo un bel applauso, grazie, io e te. Grazie, Giuseppe. Applaudi, grazie. Giulia. Che è timida, ma che è bravissima. No, non è timida, sembra, ma non lo è. No, lo so, non sono, è vero, sì, è chiaro, la cosa è chiara, ormai non posso più nasconderlo. Ma è bello così. Si continua a mettere la farina un po' alla volta, tutto è secco. Ora, non vi impressionate, ma avrete un impasto molto duro, sì, che ammorbideremo dopo con le chiare dell'uovo. Quindi le chiare d'uovo devono essere montate al neve perché, come detto prima, sì, conferiscono quella morbidezza che è necessaria naturalmente per avere un dolce al top, il dolce di cui stiamo parlando, che lo ricordiamo ancora una volta, è una torta di grano saraceno ai mirtilli neri, quindi una torta salutare adatta a chi? A chi ha intolleranze al glutine e a chi ha intolleranze al lattosio e a chi anche vuole mantenere una certa forma, perché comunque è molto salutare e ottima per la prima colazione. Ti aiuto? Vai. Devi assistere o no? Vai. Speriamo che ci assista anche il frullino, perché sento odore di bruciato. Ci siamo. Vai. Vai. Lo metto tutto, sì. Sì, a questo punto sì. Vai. Devi sapere che qualche giorno fa sono arrivati due ospiti che volevano la torta caprese che avevo fatto qua in trasmissione. Guarda, quella oggi non c'è, perché cambiando sempre sono rimasti anche male loro. Li saluto se ci guardano ancora. Ah sì. E ho detto la prossima volta mi avvertite prima, ve la faccio trovare, senza problemi. Vedi cosa succede a partecipare a Tadai, a sbandierare il gusto di quello che ci rappresenti. E ora aggiungo piano piano la chiara, che gli darà morbidezza. Un po'. Come si diceva prima, quindi anche la chiara viene incorporata un poco alla volta. Sì. Intanto vi informo che mancano 9 minuti e 40 secondi. Va bene. Ma tanto benissimo. Siamo già premuniti. Sì, sì. Grazie ai nostri potenti mezzi, naturalmente. Sì. Ecco. Che c'è sempre più richiesta di cose per gli intolleranti, per i celiaci. Sì, è vero, perché si vede tutto l'uso che è stato fatto negli anni passati di alimenti. Abbiamo o comunque abusato. E chiedono sempre l'abuso, ecco, di sostanze artificiali, ha creato poi questa sorta di intolleranza. Sì, sì, il nostro corpo non tollera più. È intossicato e quindi dice basta. Che perché magari, non lo so, prima era 1 su 100, ora siamo... Penso a una percentuale molto più alta. Sì. Ecco, vedete proprio come si sta immorbidendo tutto l'impasto della torta con le chiare d'uovo. Piano. Due mani.
Quindi quante torte ci sono più o meno a disposizione degli ospiti? Giulia? Almeno tre, sempre. A volte quattro, a volte c'è qualche mousse. Sì, ma dipende un po' anche da quanti ospiti naturalmente ci sono. Perché ma so. Comunque teniamo sempre, anche se c'è poca gente, comunque teniamo sempre almeno tre varietà, almeno, minimo. Poi ci sono poi si va sempre a salire. Il pan cioccolato, girella con l'ovette, una bella colazione, diciamo, ricca. Che meraviglia. Una bella colazione, sì, vero. Allora, come potete vedere, la chiara d'uovo ha proprio ammorbidito, no? Sì, diventa si vede morbidissimo. Proprio in maniera chiara, anche mentre tu stai mescolando, cioè è una cosa proprio la palissiana che possiamo vedere, ha cambiato proprio consistenza. Ecco. Sì, cambia completamente appena si comincia a incorporare la chiara. Ancora un altro pochino. Sì. Perché proprio deve essere morbida il più possibile. Sì. Qual è la consistenza di un pan di Spagna? Sì, diventa morbida, sì. Morbidissima. Nonostante all'inizio sembra impossibile. Certo. Però come potete vedere vi stiamo dando prova che effettivamente con l'albume d'uovo montato c'è tutta un'altra consistenza e che quindi si ammorbidisce veramente tantissimo. Ok. Quindi il mio assistente ha già preparato... Che assistente valente stasera. E preciso, ragazzi, che abbiamo. Farà per caso lo chef. Bah. Ora, quattro mani per fare una torta saranno anche troppe, però... D'altronde, come dice Filippo, siamo abituati l'ho preso imparato. L'ho preso imparato. Sì. Salutiamo Filippo e mamma Grace. Vai, ci siamo, no? Pensa di sì. Ci siamo. Ecco, questa è la consistenza, se gli fa vedere un po' anche il libro. Allora... Sì, si vede. Sì, stile pan di Spagna. Una consistenza più o meno di un pan di Spagna. Ecco. Ok, questa è la tortiera, precedentemente oleata con un po' d'olio e un po' di farina di grano saraceno. Tutta per te. Senza burro, perché... Per quanto riguarda invece la cottura... 170, non tanto altissimo il forno, 170-25 minuti circa, 170 poi sai. 170 gradi statico? Sì, statico. Sì, nel mezzo? Sempre. Sì, nel mezzo sempre. Come dice imparato, come ormai ho imparato per meglio. Per basta. Quanto tempo? Un 25 minuti almeno, sì. Ora il tempo del forno è molto soggettivo, è anche in base soggettivo... al forno, cioè, c'è quello dove ci mette 22 anziché 27, però... Ecco, quando è che si capisce che la torta è cotta? Si fa la prova dello stecchino. Il classico test dello stecchino. Lo stecchino, vediamo. Lo stecchino. Bene, è... andiamo a infornarla e con i potenti mezzi di... Ci siamo pronti. Cose che accadono solo in questa cucina e solo su questo canale, naturalmente. Ce l'abbiamo abbiamo un capolavoro. Ho che io vado a prendere anche il mio telefonino per immortalarlo, naturalmente. Eccola decorazione. Decoriamola un pochino. Diamogli un po' di colore. Vero. Un po' di zuccherino, sì. Allora, una volta sfornata la facciamo raffreddare, quindi. Sì. Perché ci siamo dimenticati una parte importante. Ora arriva. La facciamo raffreddare per bene. Dopodiché andiamo a aprire in mezzo con un coltello e farcita con... della confettura biologica, scusate, di mirtilli neri. E sopra non ho fatto altro che fare un giro di mirtilli appoggiati su della... Sai che io sono intollerante alla frutta, quindi non la potrò assaggiare, però si facciamo una bellissima foto, voglio dire, perché se poi me la fai con la versione col cioccolato, io sarò la prima. Quindi si fa una cosa strana, l'assaggio io. Sì, l'assaggio vai, ma guarda un po'. Allora, perché non l'abbiamo foto, assaggiata. E quindi mo l'assaggiate questa. E la giudicate pure. No, l'ho assaggiata io, però la settimana scorsa. Era buona? Sì. Allora, andiamo a riepilogare intanto la lista degli ingredienti che vi servono per replicare questa squisitissima ricetta.
E allora, per fare la torta di grano saraceno ai mirtilli neri occorrono 160 g di mandorle pelate, 160 g di olio di semi, 140 g di zucchero, 10 g di lievito per dolci, un cucchiaino di bicarbonato, una buccia di limone e poco succo che andrete a mettere nel momento in cui poi aggiungete il bicarbonato. Moglie. 4 uova, 160 g di farina di grano saraceno, 125 g di mirtilli neri e appunto la confettura in 150 g bio mirtillo che dovrete mettere insieme ai mirtilli sopra una volta che la torta, mi raccomando, si sia raffreddata. Questo è essenziale. Allora, cioccolato. La prossima volta. Vai. Allora, attenzione, questo momento topico perché... La potete rendere adatta ai diabetici sostituendo 160 g di zucchero con 140 g di sciroppo d'agave. Come quella torta buonissima che mangiai io e che Filippo poi finì. Quindi a questo punto... Sì, quello. Ecco. L'ha portato a questo punto, pronto? Ma devi fare come... Devi fare come faccio io, Uno, due, tre... Che la torta di grano saraceno e mirtilli neri venga ad imparato. Uno, due, tre. Che la torta di grano saraceno e mirtilli neri venga a me. Bravo! Bravissimo! Ecco. Enfasi, come faccio io? Così si fa, no? Enfasi, di più. Da golosoni veri, quale sono io? Sì, a differenza di quando può sembrare che i dolci per celiaci sono meno golosi, non è vero. Se fatti bene sono uguali, anzi a volte meglio di quelli normali. Golosissimi. Beh, si spera insomma di riaprire sotto mille sfaccettature e con una cartella colori neutrale, come dico io. E questo è anche per chi è intollerante al lattosio, non è solo gluten free. Sì, infatti l'abbiamo detto, gluten free e lactose free. Sì. Proprio, perfetto. Perfetto. Aspettiamo che ci liberano, sì, vogliamo essere bianchi, però basta. Ma no, nemmeno bianchi, proprio senza colori, basta. Senza colori, incolori. Incolori, trasparenti ed efficaci. Allora, io ringrazio naturalmente la nostra... Giulia, che è stata bravissima. Ci verrai a trovare. Certo, quindi Giulia, te sai, io niente frutta, solo cioccolato, crema. Non lo sapevo. Tutto quello che può, anche il cioccolato la prossima bianco. Allora la studierò. Una bella torta col cioccolato bianco. Diciamo cosa cioccolato bianco. Sì, che vai. Mi piace assai. Cioccolato bianco, fondente, qual è quello? Bianco. Allora bianco. No, a me bianco e al latte, proprio quello lurido. Proprio al latte. Sì. Va bene? Ecco. Proprio il cioccolato che fa peggio, quello golosissimo. Allora, quello la prossima volta si studia, studio su qualcosa di goloso, di molto goloso. Mi sembra di essere in questo angolo già, come dire, su quella bellissima vista di Villa Barronci. Non vedo l'ora di tornare, appena ci liberano sarò ovviamente la prima. Mi raccomando, andate intanto a visitare il sito perché potete viaggiare almeno mentalmente per chi non ci fosse stato e vedere che gran paradiso e tutti i servizi e le specialità culinarie che offre questa perla davvero meravigliosa nel nostro Chianti Shire, a San Casciano Valdipesa, Villa Barronci, dove non solo si sta bene, si mangia bene, si dorme benissimo, si gode di una natura straordinaria, ma ci sono anche persone altrettanto straordinarie che renderanno il vostro soggiorno davvero indimenticabile. Unforgettable, that's what you are. Grazie a tutti e due. E adesso invece voi rimanete su RTV 38 perché ritorna ovviamente una nuova edizione del TG 38, il telegiornale da e per tutta la Toscana. Stasera ancora con noi perché c'è sempre qualcosa per voi nel nostro palinsesto. E con Tadà ci vediamo domani. Stesso posto, stessa rete, stessa ora, stessa me. Ciao!